Il problema non sono i profughi, il problema sono i clandestini. L'Italia con Alfano, con la sinistra. Lei lo sa quanto ci mettiamo noi a capire se uno è profugo o clandestino nel nostro paese? Un bel po' di tempo. È per quello che noi diciamo da una vita che deve organizzare questi centri di identificazione in Africa, fuori dai nostri confini. Ma perché questo? Non solo perché. E poi è difficile gestire l'accoglienza e l'emergenza se scappa qualcuno, fa come a Cara di Mineo. Ma anche perché abbiamo delle leggi idiote che non ci permettono poi di rimandare a casa i clandestini. Ora, l'anno scorso sono arrivati circa 190.000 persone. Il punto è di numeri. L'anno scorso arriva la città di Brescia, 190.000 persone. Di queste 190.000 persone, dati dell'interno, mica miei, 60.000 chiedono poi lo status di rifugiato politico. Di questi 8.000 ce l'hanno davvero. Quindi 8.000 su 190.000. Il problema non sono gli 8.000, sono gli Gli altri. altri. E gli altri che fine hanno fatto? Vanno in giro, vanno in giro.